Il mio giudizio sul risultato di queste politiche, beh, un risultato abbastanza prevedibile, il trionfo del centrodestra, o meglio il trionfo di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, un qualcosa di molto prevedibile, oserei dire scontato. Mi sorprende molto, ed è motivo di analisi, il risultato di Taranto, mi riferisco al collegio uninominale della Camera. La vittoria di Dario Iaia, l'onda lunga certamente del centrodestra, ma andando a vedere i risultati c'è da sorprendersi, perché vediamo un risultato enorme appunto del Movimento 5 Stelle che si attesta sul 29%, che va proprio a schiacciare completamente la coalizione di centrosinistra. Andando a vedere addirittura i voti partito per partito, Fratelli d'Italia prende il 25%, che è un risultato certamente ragguardevole e importante, ma udite udite, i 5 Stelle al 29% e udite udite, il PD al 16%. Beh, questo è un caso da studiare, una situazione davvero incredibile, perché la media nazionale dei 5 Stelle è sul 15%. Come mai a Taranto al 29%, considerando il flop enorme che avevano preso i 5 Stelle, avevano conseguito alle comunali, neanche il 5%. Secondo me qualcuno parla di poteri forti di qualche rappresentante dei 5 Stelle. Secondo me quello che ha inciso molto è il discorso del reddito di cittadinanza, soprattutto nella realtà di Taranto. È una ipotesi che può essere appunto molto plausibile. Per il resto, che dire, un tonfo del centrosinistra, un tonfo del Partito Democratico. Evidentemente Melucci e la sua coalizione poco si sono spesi per appunto i candidati al Parlamento del territorio, ma in ogni caso è chiaro il risultato. Le logiche delle amministrative, delle comunali, sono completamente diverse rispetto a quelle delle politiche, ove ovviamente il voto di opinione trionfa. Resta tutto da analizzare, il risultato, lo ripeto, dei 5 Stelle a Taranto, una valutazione da fare veramente con analisi politica, appunto, come dire, da scienze politiche, è il caso di dire.